Ciao a tutti e benvenuti su Hardware Insider. Continuiamo la serie di video dove andiamo a parlare dei componenti del PC. E nel video di oggi parliamo della RAM. RAM sta per Random Access Memory, quindi memoria ad accesso casuale. Questo perché? Perché si contrappone alle memorie ad accesso sequenziale, ad esempio come gli hard disk. Quindi quelle memorie che hanno bisogno per prelevare un certo dato, di scorrere tutti i dati che sono stati memorizzati prima, questa non ne ha bisogno, ma appunto si dice ad accesso casuale perché la velocità di lettura e di scrittura di un dato non cambia mai, indipendentemente da dove sia l'indirizzo di memoria. La RAM lavora a diretto contatto con la CPU, infatti su di lei sono caricati programmi che la CPU sta eseguendo in un determinato momento. Attenzione però che è una memoria di tipo volatile, questo vuol dire che è in grado di mantenere i dati in memoria fin tanto che viene alimentata, quindi una volta persa l'alimentazione il suo contenuto verrà liberato. Quelle utilizzate attualmente sono di tipo DDR SDRAM, ovvero Double Data Rate and Synchronous Dynamic Random Access Memory. Ma possiamo chiamarle più semplicemente DDR. Le prime RAM di questo tipo si chiamavano appunto RAM DDR e questa ha rappresentato la prima generazione. Poi c'è stato DDR2, DDR3 ed ora siamo alla quarta generazione, quindi DDR4. La differenza principale tra questi tipi di RAM è in primo luogo la velocità, perché una memoria DDR4 è sensibilmente più veloce rispetto a una memoria di tipo DDR3. Un'altra differenza la troviamo nei piedini, infatti vedete che qui c'è un incavo. Questo qua andrà ad incastrarsi con il piedino che troviamo nello slot, appunto per la memoria RAM, sulla scheda madre. Passando di generazione, quindi da DDR2 a DDR3, da DDR3 a DDR4, questo piedino si sposta di posizione, quindi se noi abbiamo una scheda madre che supporta RAM di tipo DDR4, non potremo mai inserirci una memoria DDR3, perché sarebbe proprio impossibile incastrare la RAM dentro lo slot. Altri parametri importanti che riguardano le RAM possono essere cache latency, RAS to cache delay, RAS pre-charge e cycle time. Senza entrare troppo nei dettagli, possiamo dire che se trovate due banchi di RAM che hanno lo stesso quantitativo di memoria, quindi mettiamo 8 GB, sono dello stesso tipo DDR4 e hanno la stessa velocità, tipo 3200 MHz, se la prima ha questi parametri che vi ho detto come 15, 17, 17, 35 e la seconda ha 19, 19, 19, 39 ad esempio, la prima memoria sarà più veloce della seconda perché ha una latenza minore. Quindi quando andiamo ad acquistare la memoria RAM per il nostro computer dobbiamo stare attenti in prima cosa alla compatibilità, quindi che sia compatibile con la scheda madre che andremo ad utilizzare. In secondo luogo al quantitativo di memoria, ad esempio quello che vi consiglio io è 4 GB di RAM se il computer verrà utilizzato veramente poco, ad esempio solo per studiare, per fare delle ricerche su internet, 4 GB bastano e avanzano. 8 GB se vogliamo fare qualcosa in più, ad esempio guardare film, usare pesantemente Office, usare programmi gestionali o cose del genere. 8 GB secondo me vanno più che bene. 16 GB invece li consiglio per chi vuole creare un computer da gaming, ad esempio per giocare. In realtà andrebbero bene anche 8 GB, perché già solo con 8 GB fate girare una grandissima quantità di giochi. Io ancora sul mio computer ho 8 GB di RAM, non ne ho ancora 16. Però io vi consiglio, se adesso dovete farvi un computer da gaming, 16 GB vanno benissimo. Non ha senso prenderne di più, però io partirei da una base di 16 GB. Un'altra cosa a cui bisogna fare attenzione sono appunto le latenze, perché ok avere una RAM molto capiente con tanta memoria, però se poi è lentissima non ha senso, quindi bisogna prestare attenzione anche a questo parametro. Il video di oggi ragazzi finisce qui, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Se avete dei dubbi, volete approfondire qualcosa, avete delle domande, mi raccomando scrivete pure nei commenti. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e magari di iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!